Da Piazza Europa si dipartono i due corsi principali dedicati ai regnanti d'Italia, Corso Umberto e Corso Margherita. Corso Margherita porta verso il centro storico, Corso Umberto coincide con la strada provinciale e porta verso il piazzale Belvedere. Noi seguiremo per un breve tratto Corso Umberto prima, per poi inerpicarci sulla salita di via Sant'Antonio. Attraversiamo l'incrocio e subito incontriamo altre due macellerie, un bar ed un pub. Via Sant'Antonio è costituita da una salita molto ripida, lunga circa 200 metri. Una volta presentava una pavimentazione a mattoni rossi sistemati a spina di pesce, sicuramente molto originale. Oggi invece è pavimentata con cubetti di porfido. Salendo per pochi metri, sulla destra incontriamo un negozio di pasta fresca ed il vico primo Sant'Antonio. Questo vico è molto importante per l'economia locale. Infatti, qui è posto l'ufficio postale, che costituisce la fonte maggiore di finanziamento del paese. Poiché per una popolazione costituita prevalentemente da pensionati, questa è la fonte primaria di approvvigionamento di denaro. Per una economia caratterizzata da un'alta percentuale di disoccupati e di sottoccupati, le pensioni dei genitori, anche se quasi tutte al minimo, sono la fonte sicuramente necessaria per sostenere intere famiglie. L'ufficio non presenta barriere architettoniche, per cui teoricamente sarebbe perfettamente agibile ai disabili in carrozzina. Ho detto teoricamente, perché poi in pratica il parcheggio riservato è quasi sempre occupato e l'accesso alla rampa è impedito da altre macchine ivi parcheggiate. In fondo al vico l'opera Pia Bonomo sta realizzando una casa di riposo per anziani. Vista l'importanza di una simile iniziativa per la gestione della risorsa anziani, voglio sperare che gli amministratori dell'ente e soprattutto i progettisti terranno conto della eliminazione delle barriere architettoniche. Riprendiamo velocemente la salita e, non senza qualche affanno da parte dell'operatore, riusciamo a raggiungere la piazzetta antistante il convento e la chiesa di Sant'Antonio, posta ad oltre 600 metri di altitudine. Poiché non mi sembra opportuno entrare in chiesa con l'affanno, ci fermiamo un attimo a guardare il panorama sottostante, che non è certamente poco o da sottovalutare. La chiesa purtroppo è assolutamente inaccessibile alle carrozzine, però con l'aiuto di qualche amico anche le scale possono essere superate e la visita compensa sicuramente lo sforzo fatto per accedere al monumento. Il portone d'ingresso è di bronzo e rappresenta scene della vita di Sant'Antonio da Padova, cui la chiesa è appunto dedicata, ed è stato realizzato nel 1981 a cura di Gerardo Liberti, un ragazzo di Deliceto con diploma dell'Istituto d'Arte di Foggia, che attualmente vive in provincia di Salerno. I bozzetti erano dell'artigiano locale Gerardo Maraschiello. Anche la facciata è stata rifatta e forse non si è tenuto proprio tanto conto di una certa armonizzazione con la facciata del resto dell'edificio. La chiesa, come indicato dalla scritta sul portale, è stata terminata nel 1660, anche se già da prima si celebravano le funzioni religiose. Essa è costruita in stile barocco e ha tre navate con sei cappelle laterali. Nelle cappelle private possiamo ammirare le statue ed i quadri dei santi cui le stesse sono state dedicate. Per me, naturalmente, presenta una grande importanza la cappella dedicata a San Pasquale e la statua che lo rappresenta. E pensare che quando mio padre mi portò per la prima volta a visitare la chiesa, nel vedere la statua di quel lumine fraticello, con lo sguardo un po' stralunato, allora non capivo ancora cosa significare stare in estasi,
rimasi piuttosto deluso, perché mi aspettavo di vedere l'immagine di un soldato o di un grande vescovo, magari tutto laminato in oro. Più tardi, dopo aver letto la vita di San Pasquale di Byron ed aver scoperto la sua importanza nella vita della Chiesa, addirittura patrono dei congressi eucaristici, oltre che delle donne, mi sono ricreduto e sono contento di portare questo nome in tutte e tre le versioni: Pasqualina per i parenti e gli amici più intimi, Pasquale per quelli di madrelingua italiana e Pasquale per quelli di madrelingua dell'Icetania. Sul basamento dell'altare maggiore vi sono scolpiti in bassorilievo due grandi stemmi in marmo colorato raffiguranti le insegne dei Bartiroti d'Aragona e dei Mirobaldo. Sopra l'altare maggiore, incassato in una nicchia, vi è la preziosa statua lignea di Sant'Antonio, di stile spagnolo, con un abito tutto intarsiato di fiori che si stagliano su uno sfondo di oro zecchino. Sul coro della chiesa vi è un bellissimo organo a canne completamente restaurato e restituito alla godibilità pubblica con l'inaugurazione del 12 giugno 2011. Prima di essere accusato di plagio, voglio precisare che le notizie storiche riguardando la chiesa e il convento le ho tratte dal calendario pubblicato a cura della confraternita. Usciamo dalla chiesa e ci apprestiamo a visitare il convento ad essa aggregato. Il convento è stato costruito prima della chiesa, come risulta da una iscrizione incisa su pietra che ne ha data la nascita al 1547. Esso è di forma quadrata e non si discosta dalla classica struttura conventuale. Presenta un chiostro con portici a due piani. Al centro del chiostro si trova una cisterna che viene alimentata dalle acque piovane con un ingegnoso sistema di convogliamento. Al pian terreno vi erano i locali adibiti al refettorio, cucina, cantina, magazzino e stalla, mentre al piano di sopra vi erano i vari adibiti a celle per i frati. Il convento e la chiesa sono stati tenuti dai francescani fino al 1811, quando i frati furono costretti a lasciarlo per un decreto del 1808 di Gioacchino Murat che sopprimeva i conventuali. Furono poi affidati ai liquorini che li tennero fino al 1885, quando con una nuova soppressione degli ordini monastici lo Stato affidò i beni conventuali al demanio comunale. Da allora la chiesa ed il convento hanno subito sorti diverse. La chiesa è stata curata dalla confraternita di Sant'Antonio, per cui ha sempre avuto una buona manutenzione. Il convento fu adibito a caserma dei carabinieri e tale destinazione ha avuto fino a una ventina di anni fa. E questo fatto ha garantito al monumento una certa continua manutenzione. Quando cessò l'uso da parte dei carabinieri, il convento rimase per alcuni anni completamente abbandonato e rischiò di andare veramente in rovina. Da alcuni anni sono in corso lavori di restauro che stanno rendendo il monumento nuovamente fruibile da parte della cittadinanza, solo che non si è ancora stabilito la destinazione futura. La chiesa e la piazzetta vivono due giorni all'anno di particolare animazione, l'8 dicembre e il 13 giugno. L'8 dicembre, prima dell'alba, si celebra la Santa Messa all'interno di una serie di manifestazioni organizzate dal gruppo folcloristico Scaria. Il 13 giugno, a cura della confraternita, viene organizzata la festa del Santo, che comincia la mattina alle 6:30, come diciamo noi a matutino, con le campane che suonano a festa, un colpo di mortaio e con gli altoparlanti che, diffondendo le note della canzone di Sant'Antonio, estendono l'aria di festa a tutto il paese e che, salutandovi, estendo anche a tutti voi.